libertà di scelta, responsabilità del genitore, deve essere il genitore, non deleghiamo sempre, dobbiamo essere anche noi responsabili dell'informazione, dobbiamo andarla a cercare, non possiamo aspettare sempre che ci portino tutto a pappa fatta, loro vogliono solo questo, ci dobbiamo dare una svegliata, svegliatevi, ci stanno togliendo la libertà, lo volete capire sì o no? Quando trovate qualche fagiloroso professore che non ha mai visitato una persona, cioè l'unico essere vivente forse sarà stato un ratto o qualcosa, e bloccate, non date voce a questa gente, l'abbiamo sentito anche prima con le nostre orecchie. Andate a cercare la definizione di patologia autoimmune, ed è in un organismo che vede i propri componenti chimici come una minaccia e crea degli autoanticorpi. Bene, oggi sono qua a dichiarare che siamo in uno Stato che soffre di patologia autoimmunitaria, dove noi che siamo i suoi costituenti, che siamo i liberi cittadini, liberi pensanti, invece di essere una risorsa, siamo una minaccia. I medici che parlano in scienza e coscienza devono essere radiati. Le informazioni sono fake news. Oggi è la vaccinazione. Domani la possibilità di decidere su qualsiasi, anche sulla scelta del colore del passeggino. Allora, qui più o meno tutti credo che abbiamo capito come stanno le cose. Noi vogliamo cambiarle, perché i vaccini comunque costituiscono un pericolo e vanno fatti quando sono assolutamente necessari. Non si conoscono ancora tutte le conseguenze dei vaccini e gli studi sono rivolti a nascondere le cose, non a evidenziarle. Questa falsa informazione che noi siamo contro i vaccini non è assolutamente vero, non c'è nessuno contro i vaccini, ma siamo assolutamente per una libertà di scelta, perché il vaccino medicinale, meno male che c'è, però non deve essere abusato come qualsiasi medicinale, insomma. Toglierci il diritto a tutelare la salute dei nostri figli. Le case farmaceutiche che stanno speculando sui vaccini. E questo lo sappiamo, il Movimento 5 Stelle ha una posizione chiarissima in tutte le regioni. Quindi noi faremo sicuramente la riforma dei centri vaccinali. E la riforma sarà rendere i centri vaccinali non più un luogo dove si fanno vaccinazioni senza essere ovviamente informati, essendo obbligati a farle anche contro la volontà dei genitori, saranno luoghi dove tutti avranno le informazioni su cosa contengono i vaccini, su quanto costano e su tutti i danni che potrebbero provocare. Dobbiamo continuare a portare tutta questa documentazione e poi avere a che fare con dei consulenti medici che neanche li leggono, probabilmente non solo perché sono ipocriti, non solo perché non hanno voglia, semplicemente perché non sarebbero neanche in grado di leggerli, e questa è la tragica verità. Lobbisti e mercenari psicopatici, il male è qui, questo deve essere tolto, il primo cancro all'Italia è questo, e lo dovete togliere. Abbiamo dato anche alla Francia, non ce ne voglia nessuno, una grande dimostrazione di libertà. Evviva voi! Fatemi una foto con Mazzorato mutante. Oggi purtroppo abbiamo perso tutto, dalla sovranità monetaria alla sovranità legislativa. Ci hanno rubato la libertà di pensiero. Chi la pensa in maniera diversa viene messo a rogo. Ci hanno rubato la libertà di parola, chi parla con voce fuori dal coro viene denunciato o radeato dagli albi professionali. Per questo, io grido a gran voce che la Costituzione italiana è morta, è calpestata. Qualcuno vorrebbe imporci di mettere in atto procedure basate su menzogne e dati falsi, con il solo scopo di privilegiare pochi a danno della collettività. Lo dico con cognizione di causa, proprio perché sono stato sindaco e primo cittadino. Questa è la prova della perversione e poca serietà del sistema. A mio modesto parere, marcio e corrotto. Volevano farmi adottare un'ordinanza a seguito della comunicazione dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, per fronteggiare l'emergenza sanitaria internazionale del virus Zika, che
che è stato immesso in relazione alla microcefalia dei bambini nati da donne malate. Sottolineo che poi si è dimostrata essere l'ennesima bufala e di questo ho i documenti come amministrazione pubblica. Io sono subissata dalle telefonate di mamme preoccupate del vaccino per il papilloma virus e ci tengo a dirlo, non è un vaccino obbligatorio e noi sappiamo che è in via di sperimentazione. Noi pretendiamo che vengano fatte analisi appropriate come se fosse un intervento, d'altronde è un intervento invasivo. Che le sostanze vaccinali producono danni irreversibili. Questi studi verranno allegati a una querela che ho preparato contro tutti coloro che lavorano nella sanità e fanno propaganda ai vaccini. Sarà presentata al mese di aprile, adesso è in mano agli avvocati per la messa a punto il linguaggio legalese. Nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario se non in forza di legge e col rispetto della persona umana. Ora in Italia purtroppo, con la deriva della ministra Lorenzin, si sta spingendo. Se c'è un aumento dei danni di morbillo è perché abbiamo un ministro di questo livello. Guarda, allora il morbillo l'abbiamo fatto tutti, e anzi il morbillo fatto da piccoli ti rende immune per la vita, il vaccino non ti rende immune alla vita.